Grazie Presidente. Vorrei iniziare la mia dichiarazione di voto raccontando a quest'Aula un episodio recente avvenuto in Mi Calabria scusi, nelle. Arricchimenti. Colleghi, abbassiamo un pochino il tono della voce, gentilmente, grazie. Grazie Prego. Presidente. Vorrei raccontare appunto a quest'Aula un episodio recente avvenuto in Calabria nelle scorse settimane. In un liceo scientifico di Cosenza si è da poco inaugurata la prassi dei corsi di recupero a pagamento per gli studenti, con annesso un accordo con la banca Carime che concederà un prestito di 1.000 euro alle famiglie per consentire agli studenti in difficoltà l'accesso al recupero scolastico. Altri dirigenti scolastici in Sicilia stanno invece pensando di affidarli agli studenti più bravi, in una sorta di educazione alla pari, assai discutibile, oppure a giovani universitari disposti a fare esperienza lavorativa ma a basso costo. Cosa ha reso possibile il concreto verificarsi di questa assurda deriva? Cosa ha consentito che la prassi calpestasse il principio fondamentale dell'obbligatorietà e della gratuità dell'istruzione pubblica, mettendo indegnamente in vendita un diritto inalienabile sancito dalla nostra Costituzione? Scusi, onorevole Chimenti. Colleghi. Prego. Grazie. Molto semplicemente, ciò che questo decreto renderà inevitabile, il taglio dei fondi per il miglioramento dell'offerta formativa. Un fondo già decurtato di 350 milioni di euro lo scorso anno e che ora passerebbe a regime da 1.045 milioni di euro a 669 milioni di euro. Con la riduzione dei soldi destinati al fondo in questione, molte scuole si vedranno costrette a privarsi di attività didattiche extracurricolari di fondamentale importanza, compresi i corsi di recupero già citati, ma anche i materiali utili alla didattica, alle ore di straordinario del personale ATA, agli emolumenti per i collaboratori del dirigente scolastico, alle indennità di turno, agli stipendi agli insegnanti madrelingua, ai compensi per il personale supplente e altro ancora. Se si perdono i ragazzi più difficili, la scuola non è più scuola, è un ospedale che cura i sani e respinge i malati, diceva Don Milani. Ebbene, queste parole devono essere state dimenticate dal nostro Presidente del Consiglio, che durante le sue spasmodiche visite alle scuole, tra una passerella e l'altra, forse non ha tenuto conto del fatto che il saccheggio del MOF è quanto di più lontano esiste in natura dalla volontà di far ripartire il nostro sistema di istruzione, falcidiato da anni di tagli massacranti. Per ripristinare l'utilità 2012 e mettere una toppa raffazzonata sull'ennesimo errore burocratico degli uffici del MEF e del MIUR, il governo del presidente Renzi ci pone di fronte a una scelta drammatica: impedire il prelievo forzoso dei 150 euro mensili agli oltre 50.000 lavoratori della scuola che avevano maturato legittimamente una progressione di carriera nel 2012. E i relativi incrementi economici nel 2013, manomettendo il MOF, oppure consentire il prelievo forzoso di 150 euro sugli stipendi di chi già ha buste paga da fame? Per il ripristino del 2012, infatti, questo decreto si limita ad accantonare la somma di 120 milioni di euro, largamente insufficiente, demandando all'apposita sessione negoziale il compito di reperire gli altri 250 milioni, che secondo le stime ufficiali del MEF sono necessari per coprire l'annualità in questione e che i sindacati saranno appunto costretti a reperire dal saccheggio del MOF. Il decreto istituzionalizza e rende legge questa logica ricattatoria che noi respingiamo fermamente. Noi del Movimento 5 Stelle non possiamo prendere parte a questo gioco assurdo e incoerente, proprio perché abbiamo a cuore la scuola più di chiunque altro qui dentro. Abbiamo a cuore la scuola perché conosciamo l'enorme importanza strategica di questo comparto e la sua specificità rispetto a tutti gli altri settori della pubblica amministrazione. Una specificità sancita da numeri crudeli e impietosi. Nel quinquennio 2007-2012 il personale della scuola statale è diminuito del 10,9%, una percentuale quasi doppia della media del pubblico impiego che nello stesso periodo ha visto nel suo insieme una contrazione del 5,6%. In questi anni la scuola italiana ha dunque già contribuito al risanamento della spesa pubblica in misura assai superiore rispetto agli altri comparti del pubblico impiego. Il governo
che ha avallato questo decreto e che pone ora la scuola al centro della sua agenda programmatica dovrebbe ricordare questi dati e dovrebbe rendersi conto che l'unico modo per invertire la tendenza sarebbe stato passare dalle parole vuote ai fatti, stanziando risorse aggiuntive per il ripristino dell'annualità negata al personale scolastico. In assenza di ulteriori risorse, mentre si millantano investimenti faraonici, ma nella realtà... Colleghi, gentilmente, abbassiamo un po' il tono della voce, grazie. Grazie Presidente, le chiedo di poter recuperare questi secondi in caso. In assenza di ulteriori risorse, mentre si millantano investimenti faraonici, ma nella realtà non si riescono a reperire 400 milioni di euro, siamo di fronte al solito gioco delle tre carte di lettiana memoria, né più né meno. Per tutti questi motivi, il Movimento 5 Stelle ritiene il dietro front sul prelievo forzoso un atto dovuto, ma non sufficiente. C'è un altro punto fondamentale da porre all'attenzione dei colleghi e del Governo, che rafforza la specificità del comparto scuola e avvalora le nostre richieste. Parliamo del già citato piano triennale di razionalizzazione messo in atto da Gelmini e Tremonti, che ha causato il taglio di ben 120.000 posti di lavoro. I risparmi conseguiti ammontavano a circa 8 miliardi e 500 milioni di euro, ma ciò che in molti hanno volutamente dimenticato è che il 30% di quei risparmi avrebbe dovuto essere reinvestito per iniziative volte alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola. Purtroppo dal 2010 ad oggi una gran parte di questi soldi pubblici non Scusi, è stata usata. Onorevole Crippa, onorevole Mucci, se poi grazie, prego. Purtroppo dal 2010 ad oggi una gran parte di questi soldi pubblici non è stata usata per le iniziative in questione. Dove sono finiti i 2 miliardi di euro? Chi è responsabile di questa palese violazione di legge e perché nessuno sa fornirci delle cifre precise in merito? Il chiarimento, sottosegretario, è doveroso, anche in considerazione del fatto che secondo questo decreto lo scatto 2013 rimarrebbe bloccato e conseguentemente il personale scolastico perderebbe un'ulteriore annualità nella progressione economica, con gravi ripercussioni sui futuri redditi e conseguenti penalizzazioni. Continuare a prorogare il blocco degli automatismi significa semplicemente non tenere conto della difficilissima realtà economica e del fatto che il criterio dell'anzianità è rimasto di fatto l'unico strumento per difendere il potere d'acquisto dei salari a fronte di un contratto collettivo bloccato dal 2006. Dimenticando il 2013, il governo Renzi dimostra di non aver capito, o più probabilmente di non volerlo capire. Con i nostri emendamenti chiedevamo invece lo stanziamento di risorse aggiuntive per sanare entrambe le annualità, aumentando di 2 punti la percentuale della tassazione sulle rendite di capitale. La stessa identica copertura che viene proposta in televisione e sui giornali dal nostro primo ministro. Invece, durante l'esame del decreto, qualcuno ha anche osato dire che bocciava i nostri emendamenti perché non avevano copertura certa, mentre oggi stiamo approvando di fatto un intero decreto che non ha copertura certa, perché ci è stato detto che neppure quei miseri 120 milioni stanziati sono una somma certa, che potrebbero non esserci, che si sta raschiando sul fondo del barile, e quindi noi oggi approviamo qualcosa che neppure ci dà la certezza che il prelievo forzoso dei 150 euro sugli stipendi mensili dei docenti italiani non ci sarà. Infine, anche per quanto concerne le posizioni economiche del personale ATA, lo schema proposto dal Governo è il medesimo. Sono stanziati 38 milioni di euro per il giusto riconoscimento di un emolumento stipendiale a favore di chi abbia acquisito negli anni 2011-2014 le posizioni economiche per svolgere mansioni aggiuntive. Ma per la copertura dell'onere, da dove si attinge? Dal Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa. Il solito gioco delle tre carte, a cui noi continuiamo a opporci fermamente. Trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere. Questa è una frase di Piero Calamandrei e voglio dire che per molti anni la nostra scuola è riuscita in questo miracolo. C'è riuscita prima che tutti i governi, indistintamente, iniziassero a porla coattivamente al centro di mercanteggiamenti in cui si deve essere costretti a scegliere tra la salvaguardia delle persone, delle famiglie e il buon andamento dell'istruzione pubblica.
Possiamo davvero scegliere tra la sopravvivenza economica dei lavoratori e la qualità dell'offerta formativa? No, non possiamo, ed è per questo che ci asterremo nella votazione di questo decreto. Grazie. La ringrazio. Colleghi, vi pregherei di abbassare un po' il tono della voce. Grazie. È iscritto a parlare l'onorevole Coscia, ne ha facoltà. Grazie Presidente, Sottosegretario, colleghe e colleghi. Io devo dire francamente che mi aspettavo, rispetto agli impegni che il Presidente Renzi ha preso e ha messo al centro la scuola, l'istruzione, ricordando che essa è l'architrave del nostro Paese, non solo per le sue funzioni fondamentali di educazione e di formazione, ma anche come leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo, potesse, come dire, avere da parte delle opposizioni, in modo particolare il Movimento 5 Stelle, una posizione di maggiore ascolto e non una sorta di aggressione verbale a cui abbiamo assistito in queste ore.